Buona domenica ai nostri appassionati di pasticceria. Oggi la nostra protagonista è la nostra amica Dalila Capretta. Ciao Jennifer. Ciao Dalila. I tuoi dolci ci piacciono veramente tanto perché il più delle volte sono dolci un po' particolari. Cioè non è la classica pasticceria fatta di base. Tu fai delle cose veramente diverse e particolari. Questo è perché sono anche chef di cucina. È vero, però... Sono meno scienziato. Però Massimiliano ci ha detto che lui non fa più i dolci perché altrimenti litiga con te. Sì. Vabbè, a parte... Non li sa fare. Non lo diciamo. Abbiamo detto niente. Niente, oggi vi propongo un'insalata di agrumi. Wow! Dato che adesso è proprio il periodo top per trovare insomma le nostre arance. Sì. E farò tutto un mix di agrumi, quindi mandarini, pompelmi, in tutte e due le versioni, rosa e classico giallo. Sì. Ci aggiungo anche del melograno, ci abbino un gelato fatto con i lime e menta e l'arancio, tutte le scorze candite. Ma tu sai che gli agrumi sono una delle mie passioni, cioè io veramente praticamente questo periodo divento drogata di vitamina C, secondo me. Pure io. È vero. Colazione, dopo pranzo poi c'è una fissa. Sì, fisso, mandarini, arance, ma sono capace che prendo un cesto di mandarini, lo smuccio e li mangio tutti. No, ma poi questa cosa è carina anche tipo a un pranzo, una cena, anziché fare la classica macedonia. Infatti, si può fare questa insalata di agrumi che è una cosa diversa. Poi comunque siamo in periodo natalizio, no? Quindi comunque può essere un'idea perfetta per stupire i nostri commensali. Già, dopo il pranzo di Natale, vero? Un dolce un po' più light, tra virgolette. Io adoro questi dolci non dolci, non proprio dolci tradizionali, perché sono così degli spunti diversi e ci facciamo anche meno male. Sì. Vero? Vai, Dalila. Andiamo. Di cosa abbiamo bisogno? Allora, abbiamo tutti i nostri agrumi. E poi abbiamo bisogno, io ci metterò dell'olio all'arancio, aromatizzato all'arancio, il melograno. E poi io qui mi sono preparata, per questioni tempistiche, praticamente dell'acqua con un po' di zucchero. Una specie di sciroppo praticamente. Sì, però è molto leggero, cioè tipo in questo caso tipo su mezzo litro d'acqua ci vado a mettere 150 grammi di zucchero. Ok, e poi aggiungo. E faccio sciogliere. E qui poi ci ho aggiunto il succo. Adesso ti faccio vedere come io taglio le arance, gli agrumi, li taglio a vivo. Okay. Ti faccio vedere. Quindi togliendo praticamente la pelle. Sì. Abbiamo anche il pompelmo. Questi sono pompelmo. Pompelmo gianno e pompelmo rosa. E noi facciamo così, li andiamo a togliere tutta la parte bianca dell'arancio, che quella è la parte che poi in cottura risulta molto amara. Sì. Sono delle navel che poi sono dopo noi le bucce non le buttiamo, che ci andiamo a fare le scorze candite. Ok. Che dopo vi spiego brevemente come, che lì i passaggi sono molto più lunghi. Ok. E quindi niente, facciamo questo lavoro così. Lì mi sono portata avanti, se no stavamo... ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, ma in cucina dico sempre, tempo e pazienza non possono mai mancare. Una volta che abbiamo tolto tutto, come vedi, qua ci sono tutte le linee. Che si fa? E noi le seguiamo. Ah, ecco come si fa, me lo sono sempre chiesta, sai? Ma come fanno a togliere la buccia? E andiamo così, questo si dice tagliare a vivo. Ok. Quindi togliendo le linee praticamente noi escludiamo automaticamente la parte della buccia. Sì, e abbiamo giusto l'arancia viva proprio. Sì, perché io odio per esempio. Quindi in questo caso che la fetta è molto grande, la taglio in due. Ok. E procediamo così con tutti gli agrumi. Io in questo caso uso più arance e pompelmo un po' di meno. Ok. In modo da bilanciare, insomma, l'arancia è più dolce e il pompelmo è più aspro. Che profumo, Dalila. In questo caso, guarda, ti spremo tutto il succo. Sì. Cioè mia gemella, che lei è patita di mandarini, a Natale tipo gli regalo 3 kg di mandarini, è felicissima. Anch'io, guarda, chi mi conosce lo sa, preferisco veramente una buona cassetta di frutta, non so, di qualsiasi cosa, sia commestibile rispetto ad altro. Accendo il mio succo, sì. Io qui vedi, io un pochino ne ho già messo, vado a mettere il mio succo, okay. Le arance, dove come passaggio, prima cosa io sbollento i mandarini, che sono più duri. Okay. Anche qui un passaggio un po' più lungo, nel senso che io li vado a sbucciare e poi li gratto tutta la parte bianca. Ma ti
Addirittura, comunque richiede un po' di tempo questo qui. Qui è meglio il mandarino senza semi. Ok. E vado a fare questo lavoro qui di... Ah, ok. Andiamo a grattare, anche perché poi anche esteticamente una volta cotto è molto più bello. È vero, sì. È vero. Quindi vedi, li togliamo tutte queste pellicine. Se vuoi ti aiuto. Sì, sì. Io sono un'esperta a farlo anche a mano perché ecco, c'è una, queste cose io le odio praticamente. E quindi quando mando no, ma i poi gli agrumi quando li vai a cucinare l'amaro si nota, si sente di sì, più, infatti, capito? Proprio vero. Io adoro fare, io lo trovo rilassante. Pulire il mandarino a mano, lo sai, diventa proprio una specie di... Vedi, guarda come sono brava. E questo è quasi pulito completamente, guarda. Sì. Poi ti prendo al lavoro. Eh? Io vengo, ti guarda. Faccio sempre il lavoraio, ogni volta che vengo a casa con me. Quindi è molto semplice. Ok. Noi abbiamo tutti gli agrumi nostri tagliati a vivo. Ok. I mandarini, primo passaggio, mettiamolo a sbollentarli questi. Li facciamo cuocere un po'. Invece le arance non le cuciniamo. Facciamo solo scaldare col liquido. Poi spiegaci questa cosa. Allora, noi le bucce dell'arance li togliamo tutta la parte bianca. Ok. Poi poi li andiamo a lasciarla proprio così, ti faccio vedere. Ok, perché quella è molto amara. Così. Ok. Poi la lascio intera. Una volta che c'è tutte le scorze sia dei pompelmi che delle arance. Ok. Vi spiego un po' brevemente. Sì. Facciamo 3 pentole d'acqua differenti e le faccio bollire. Quindi 3 volte con 3 acque pulite. Sì, quindi prima acqua e poi dopo le raffreddo, seconda acqua le raffreddo, terza acqua le raffreddo, lì io mi sono preparato uno sciroppo, fatto quindi uno a uno di acqua e zucchero. Okay. E una volta che le faccio sbollentare lì in questo sciroppo, quando si addensa quindi un po'. Quindi nella terza acqua? Dopo la terza acqua quindi io nella le scolo, okay. Nella quarta acqua con lo zucchero dentro, le faccio andare. Quando vedo che iniziano a ritirarsi un po', le passo in una teglia con il semolato. Ok. E le lascio lì essiccare, poi questo ogni è il giorno. Risultato. Poi adesso qui, da così, una volta che le ho tutte candite, le taglio a fettine sottili. Sono meravigliose. Non lo taglio mai all'inizio perché sennò poi mi si sciupa tanto l'arancia. Ok, quindi alla fine? Sì, alla fine le taglio così. Ok, quindi prima di passarle al semolato o dopo? Prima? No, dopo secche le taglio. Ah, una okay. Volta che si sono asciugate. Perfetto. Che diventano questa consistenza, okay. Le vado a farle, insomma, tagliarle. Sì, ok. Sì. Il melograno l'abbiamo semplicemente pulito. Sì, sì. Okay. A questo punto che si fa? Questa, una volta che il mandarino è diventato un po' morbido, ok, e giusto appena appena non si deve cuocere tanto, io spengo. Ok. E ci metto tutto il resto. Ah, che meraviglia! Così non faccio andare per niente, lo metto in un... Adesso lo mettiamo in una teglia a raffreddare in frigo. Ok, perfetto. Bene, Dalila, ci siamo praticamente. Sì. Dopo insomma che abbiamo passato. Una volta freddo, questo è il risultato. Ok. Ecco, io adesso lo potrei anche già impiattare, sì. Poi ti spiego il procedimento del gelato. Eccolo qua. Quanto profuma? Io qui ho fatto un pestato del lime, proprio come quando noi facciamo il mojito. Okay. Quindi faccio zucchero di canna, i lime tagliati a 4, a 6. E la menta fresca e vado lì e pesto, quindi trito, anche io un lavoro di faccia. Dopodiché lo faccio un po' riposare, poi lo passo un po' al mini primer e il succo che mi rimane ci aggiungo dell'acqua e lo metto a gelare. Quindi è proprio un sorbetto. Ma noi abbiamo il Pagojet che è questa macchina. Ma non che c'è monta. Neanche latte qui? No, niente latte. Addirittura. Sì, che meraviglia. Quindi praticamente questo dolce è perfetto per i celiaci. Sì. Per chi è intollerante al lattosio come me. Certo. Per chi è a dieta, per tutti. Sì, latte non c'è. Bene, allora sono ancora più felice. Io faccio così, vado con prima tutte le arance. Sì, sono le protagoniste. Sì, perché altrimenti vado a bilanciare che l'arancia è più dolce. Ok, rispetto... Sì, al pompelmo, quindi vado un po' di pompelmo. I mandarini pelarli a vivo è impossibile. No, così grandi sì, però non mi piace in questo caso perché mi si perdono. Ok. Capito? Sì. Perdono un po' la loro forma. E poi comunque la buccia gli dà anche quella cosa che quando lo rompi... Sì, è vero, dentro poi... Molto... Voilà. Che belli questi colori.
mettiamo i nostri chicchetti di melograno che gli danno sia il croccante che... Sì, il colore, la parte cromatica. Il nostro succo. Questo proprio è anche un dolce dedicato all'autunno, perché comunque il melograno è tipico autunnale, le arance, vabbè, autunno-inverno, insomma. E poi c'è questa nota proprio del lime, che non è proprio nostro, però io adoro tantissimo, sono proprio innamorata. È comunque un agrume. Certo. E la menta. Ammazza che bello, Dalila. Ah, vediamo. Giusto. Con le nostre scorzette. Queste sono solo di arancia o anche di pompelmo? Arancia e pompelmo. Ah, infatti prima forse ho preso una di pompelmo, te ne ho rubata una. Ci metto anche un po' di finocchietto. Sì, direi che ci sta proprio bene. Quanto profuma? Molto molto vado aromatico. A finire con un filo di olio di oliva aromatizzato all'arancia. Wow, tocco di classe proprio, Dalila. Voilà. Beh, che dire. Io ti faccio i miei complimenti, Dalila. Grazie. È un dolce vero, dolce, che poi non è un dolce, è una specie di, non so, un sorbetto, un fine pasto. Sì, sì, ma questo pulisce bene la bocca. Sì, sì. Questo è l'ideale quando uno ti dice mi porti la frutta, cioè vorrei la frutta, il dolce, prendo tutte e due, non so, dici guarda, ci penso io, ti porto un sorbetto che è anche una frutta e può essere utilizzato anche come dessert. È veramente bellissimo. Io poi, insomma... Sono una che al ristorante non ama tanto prendere il dolce perché sai poi a fine pasto, invece questo è all'H sì, se i miei dolci non sono, i miei dolci non sono pesanti. È vero, è vero, e credo che anche perché insomma i dolci lasciamoli fare ai pasticceri in qualche, cioè in un certo senso, no? E questi invece sono perfetti per la ristorazione, complimenti Dalila. Grazie. Veramente, complimenti. Grazie. Poi lei è bravissima perché fa anche il pane, fa anche i biscottini, è veramente una grande risorsa qui all'H. Complimenti Dalila. Più complimenti. Dico il vero. Grazie Dalila. E grazie a tutti i nostri telespettatori per essere stati con noi. Ci vediamo domani con tante nuove puntate di Chef in Cucina su Rete 8.